Seconda parte del nostro telegiornale, c'è il consueto appuntamento con il diario elettorale con Davide Giacalone, candidato alla presidenza della regione siciliana con la lista Leali alla Sicilia. Vediamo. Parliamo di società civile, il peso che questa ha nella politica. Negli ultimi mesi si è tanto parlato di antipolitica, i partiti stanno vivendo una profonda crisi a livello nazionale, a livello regionale e soprattutto in Sicilia molti di questi partiti tendono ad allargarsi anche alla società civile. Secondo lei effettivamente se ne può trarre un supporto, un sostegno importante oppure un solo modo per fare campagna elettorale e ottenere consensi? Allora, la principale attività antipolitica che si è svolta e che si svolge è quella di una classe politica che non intende rispondere delle proprie responsabilità e delle proprie azioni. Quando si sente dire, come abbiamo sentito dire in un pubblico confronto, sia a Crocetta, sia a Miccichè che a Musumeci, che ho messo in ordine rigorosamente alfabetico, che l'importante è guardare al futuro e non andare a rimvangare il passato, questo è un comportamento assolutamente antipolitico oltre che irresponsabile. Non so come andassero a scuola quando erano ragazzi questi tre signori. So una cosa, che se uno arriva alla fine dell'anno scolastico con i tre nei compiti scritti, non credo che riesca a dire al professore o alla professoressa, vabbè professoressa, adesso guardiamo al futuro e non stiamo a rimangare al passato, perché nel migliore dei casi vai a settembre, più probabilmente ripeti l'anno, cosa che credo debba essere la loro sorte. Detto ciò, durante la campagna elettorale si continua sempre a fare riferimento alla società civile, che è un modo per lisciare il pelo dell'elettorato. Allora, la società civile sono i dipendenti della GESIP, la società civile sono i dipendenti di Winjet, la società civile sono i dipendenti regionali, forestali, la società civile sono quelli che pagano le tasse. Hanno qualcosa da dire circa i problemi di tutte queste persone? Hanno qualcosa che non sia solamente un cercare di carpirne il consenso mentendo oppure no? Io temo che sia la seconda cosa, quindi potrebbero anche smetterla. Parliamo di enti locali, purtroppo le casse comunali sono messe in serie difficoltà dai tagli e trasferimenti da parte dello Stato e da parte della Regione. Come risolvere questo problema? Perché poi alla fine questo si traduce in un taglio dei servizi che i comuni sono costretti a fare. Esatto, è quella che lei ha enunciato, è esattamente la trappola logica nella quale il mondo politico cerca di far cadere tutti. E cioè, se si deve diminuire la spesa, questo significa tagliare i servizi. Intanto si potrebbero tagliare i costi dell'amministrazione, ivi compresi i costi della politica. Si può far funzionare meglio le cose, spendere meglio i quattrini, e questa è una missione che va fatta, e va fatta radicalmente in Sicilia, perché così come sono combinate le amministrazioni pubbliche, indipendentemente da quanti quattrini arrivano e arriveranno, sono in bancarotta, cioè destinate a chiudere. Quindi inutile che fanno il ricatto dei servizi, sono le strutture che devono cambiare costi. Detto questo, c'è un esaurirsi, affievolirsi e tendente a esaurirsi dei flussi finanziari dalla regione verso gli enti locali. Questo richiede quella che a livello nazionale è stata chiamata la spending review, cioè un esame serio dei conti della regione, in modo tale che si sappia con certezza quello che è disponibile. E a costo di dire cose dolorose, occorre dire agli enti locali cose certe. Attualmente la tattica che si segue è quella di rimandare il problema ogni giorno di una settimana, sperando poi di confondere le idee, incassare i voti e poi si vede. Amministrative a Ragusa, anche se i partiti sono adesso impegnati nella composizione delle liste per la competizione regionale, sono iniziati i primi movimenti per l'elezione del sindaco di Ragusa. Vediamo. Partiti in fermento e non solo per le elezioni regionali, appuntamento al quale non si può arrivare impreparati, è infatti anche quello delle amministrative a Ragusa.
e i gruppi in effetti hanno iniziato a lavorarci, fermo restando il fatto che le regionali segneranno la strada da percorrere. Ad esporsi pubblicamente al momento è stato solamente Peppe Calabrese, segretario cittadino del PD, che ha rinunciato alle regionali per concentrarsi sulle amministrative. Peccato che a guastare i giochi al segretario potrebbe essere il suo stesso partito. Nessuna certezza infatti se i democratici sosterranno la sua candidatura fino alla fine o se si tratta di un contentino per addolcire l'amaro delle regionali. La candidatura al sindaco, questi sono percorsi molto più complicate. Vorrei solo ricordare che le candidature ognuno le può avanzare, ma alla fine ci sono gli strumenti statutari che sono le primarie, per cui si decide poi chi debba essere il candidato. Il PD si candida a governare la città cercando gli uomini migliori e le disponibilità più vere. Nell'incertezza ancora un altro partito della sinistra, Italia dei Valori, che preferisce concentrarsi sulle regionali. Il dibattito amministrativo secondo me è ancora precoce. Sicuramente noi siamo convinti di una cosa, che tutto passa dalla campagna elettorale delle regionali, tutto passa dai risultati alle regionali. Quello che accadrà alla regione sarà sicuramente poi determinante per quanto potrà accadere, sia alle nazionali che sicuramente verranno prima del Consiglio Comunale e poi sicuramente per l'elezione del sindaco. Ma a sinistra si fa anche il nome di Sergio Guastella, candidato sindaco l'anno scorso. L'avvocato ragusano è stato tirato in ballo nelle ultime settimane per le amministrative, ma oggi si fa il suo nome anche per le regionali. Dal canto suo l'avvocato dichiara di non essere disponibile per le regionali, ma al contrario di essere pronto per le amministrative, a condizione che la classe politica si rinnovi. Solo così, ha dichiarato Guastella, si potrà elaborare un programma diverso e interessante. Al lavoro anche il PDL, tanti sarebbero i nomi papabili, da Giovanni Occhipinti, ammesso che non vada alla regione, a Salvo Mallia, Ciccio Barone, tra i tre il meno quotato perché non ha mai dato prove e garanzia di una certa stabilità politica. Niente di nuovo infine sul versante dell'UDC, si fanno i nomi di Franco Antoci e Sonia Migliore, che ha rinunciato alle regionali proprio per puntare alla sindacatura, e poi c'è il girovago Giovanni Cosentini, epurato dal PID, al momento senza fissa dimora. Sul suo destino politico grava la consueta incognita: sarà la volta giusta per candidarsi a sindaco o sarà destinato ad un nuovo giro in seconda fila? La CNA ha chiesto ufficialmente le dimissioni del presidente della Camera di Commercio Sandro Gambuzza. Ore contate a quanto pare per l'esponente di Confagricoltura che era stato chiamato a guidare l'ente circa un anno fa. Sandro Gambuzza verso le dimissioni, ore contate per il presidente della Camera di Commercio che, lo ricordiamo, è stato sfiduciato da 12 componenti del Consiglio Camerale. Adesso è arrivato anche un documento ufficiale della CNA Iblea dove vengono chieste in maniera ufficiale le dimissioni del presidente. Gambuzza deve pagare un conto piuttosto salato e amaro per avere permesso l'elezione del modicano Giuseppe Giannone al presidente della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Una nomina che era stata salutata dal territorio ibleo con piacere, ma che evidentemente nascondeva qualcosa dietro. Per la CNA si è trattato di una scelta non condivisa e che ha svenduto la provincia di Ragusa. Su 7 categorie che compongono la Camera di Commercio, solo 2 sono con il presidente. Tra queste la Confcommercio, che fa scudo attorno a Gambuzza. La Confcommercio non ha firmato alcuna mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Camera di Commercio Gambuzza, scrive Sergio Mago, presidente provinciale dell'associazione di categoria. Cogliamo piuttosto l'occasione per stigmatizzare con forza l'azione dei cosiddetti dissidenti e facciamo quadrato attorno al vertice dell'ente camerale che nel corso degli ultimi 12 mesi si è adoperato al massimo per cercare di dare risposte di un certo peso al territorio. Per la CNA invece, come ha dichiarato il presidente provinciale Massari, niente di personale né contro Gambuzza né contro Giannone, ma era auspicabile però che la governance della SAC fosse condivisa da tutti i soci. A Comiso questa mattina un cittadino straniero è caduto dalla ringhiera di Corso San Francesco, per fortuna nulla di grave. Cade da una ringhiera ed un extracomunitario fa un bel volo e finisce in ospedale. Questo quanto accaduto questa mattina a Comiso in via San Francesco nei pressi di Corso Vittorio Emanuele nel quartiere delle Grazie ad un malcapitato che è stato trasportato all'ospedale Guzzardi di Vittoria. La ringhiera già da diverso tempo era pericolante e i residenti avevano denunciato i pericoli che erano dietro l'angolo. Oggi la tragica fatalità che poteva costare caro al cittadino straniero. Visitata al pronto soccorso del nosocomio Parino è stata comunque esclusa la prognosi riservata. Niente di grave dunque per fortuna.
È stato convocato per lunedì 17 settembre alle 19 nella sala consigliare Carfì il Consiglio Comunale di Vittoria in seduta di prima convocazione. Fra i punti all'ordine del giorno la liquidazione volontaria dell'AMIU, nonché numerose mozioni e atti ispettivi presentati da diversi consiglieri su argomenti vari. Qualora non ci fosse il numero legale, la seduta di lunedì sarebbe rinviata alla stessa ora per martedì 18 settembre con medesimo ordine del giorno. Cambiamo decisamente argomento. Questa mattina a Ragusa si è svolto un seminario formativo dedicato al radon presente nei fabbricati e ai rischi legati alla salute delle persone. Il radon nei fabbricati, cause, rischi e rimedi. Questo è l'argomento che è stato affrontato nel corso del seminario formativo promosso dall'Associazione Geologi Liberi Professionisti della provincia di Ragusa. Sotto i riflettori, cause, rischi e rimedi riguardanti un pericolo strisciante, un gas radioattivo incolore e inodore. I lavori sono stati aperti dal presidente di Agio Ragusa, Pietro Spadaro. La ragione di questa iniziativa risiedono essenzialmente nel fatto che su questo argomento c'è una disinformazione, diciamo, totale, soprattutto nei riguardi della popolazione in genere. Questo argomento resta sempre confinato, come dicevo prima, nelle conoscenze di una stretta cerchia di addetti ai lavori, mentre poi la gran parte dell'opinione pubblica ne è completamente disinformata. Diversi relatori che si sono alternati approfondendo vari aspetti legati all'origine e alla diffusione del radon, ai rischi per la salute e alle normative nel settore. Infine Giovanni Zannoni, docente del Dipartimento di Architettura dell'Università di Ferrara, ha affrontato le soluzioni ponendo l'accento sugli interventi edilizi di bonifica e difesa. E gli interventi che si possono realizzare sulla nuova edificazione sono abbastanza semplici. Il più semplice è quello di mettere una membrana, cioè uno strato impermeabile che funziona anche per l'acqua fra il terreno e la casa, oppure un vespaio, cioè uno strato di aria. Nell'edilizia già realizzata il sistema è più complesso, in qualche modo bisogna cercare di risucchiare via con dei pozzetti aspiranti il radon da sotto la casa e disperderlo in atmosfera per evitare quindi che entri all'interno. Entrano nel vivo i festeggiamenti della dolorata Ragusa Ibla. Domani alle 18 nella chiesa di Santa Maria dell'Itria si terrà la celebrazione eucaristica animata dalla comunità parrocchiale del Purgatorio, mentre domenica alle 10.30 è in programma una celebrazione eucaristica. Alle 17.30 verrà officiata la Santa Messa pomeridiana che sarà presieduta dal sacerdote Salvatore Mallemi. Alle 18.30 prenderà il via la solenne processione accompagnata dal corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa con il simulacro di Maria Santissima Addolorata. A conclusione lo spettacolo pirotecnico. E con questa notizia è tutto. Vi ricordo il nostro sito all'indirizzo freetvonline1.it, la nostra pagina Facebook Free TV Comiso. Grazie per la cortese attenzione. Arrivederci.